già convinto, eh. Buongiorno a tutti amici, oggi si parte destinazione Monaco. Mi sfidi, dove ce le vuoi infilare? Ma chi ti ha detto di portare una roba rigida a te? Dietro la mettiamo. No, non ci sta dietro. Dai! Così impari a portare le robe ciccione. Questo in braccio? Che fai? Come osi? Dove trovarla? Una donna così, attenta ai dettagli. No, tra l'altro ho usato quella dei miei occhiali, ti vorrei far notare. Anche questo è sporco, già che ci sei, dacci una lavata, va? Viaggio intenso, è andato alla grande e subito vi facciamo vedere il parco auto. È la cosa più bella qua, quando arrivi e vedi sti bolidi. Un'altra Portofino, però è rosso, un altro rosso, rosso corsa, non so come si chiama. E questa stupenda. Ora facciamo il check-in. La Martina ha detto che oggi vuole imparare a conoscere tutte le auto. Questa che cos'è? Questa? Maserati. Brava, questa? La Ferrari. Dai. Vai, andiamo avanti. Avanti, avanti, avanti. Grande Andre. Ciao, grazie. Grazie. Questa? Pure. Che Ferrari sono queste due? Portofino. Brava. Sì, ma perché ha detto tutte e due, sennò non indovinavi. Quindi quanto prendo? Vai, vai pure avanti, non è finito. Questa? Ferrari. Quale? Pure lei Portofino. Brava, andiamo avanti. Sì, ma dammi un voto almeno. Per ora stai andando bene. Ma quale? Sono ancora troppo facili. Dai, questa? Fiat quale? 500. Brava. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ma trovano un'altra cosa. Andiamo avanti. Oh, questa non la sai, secondo me. Quale? Questa. Donze. Sì, che macchina è? Una Roy. È una? Tipo Rolls Royce. Rolls Royce? Brava. Ci hai preso comunque. Brava. Questa è facile. Che cos'è? Quella lì? Sì. Una Porsche, scritto. Dobbiamo aumentare il grado di difficoltà. Marti, dove vai? Dove scappi? Come si chiama questa? LC. Come si Lexus. Chiama? Eh? Cosa? Lexus. Dillo bene. Lexus. Brava, hai indovinato. Però il consiglio più grande da chi ti è stato dato? Dalla bionda qua. Ma la Marti deve imparare. Ma per fermarti dai consigli. Sa tutto di diritto, ma di macchine ancora non ci prende. Ma come? Le indovinate tutte? Devi andare a leggere, Marti. Dai, Marti, Lexus dovevi saperlo, però. Tocca a te. Cosa tocca a me? Che macchina è? Una Ferrari, c'è sempre lì. Quale Ferrari? Adesso devi andare ai modelli. Questo è difficile. Dammi un iniziale. 4. Ok. Un altro iniziale. Per 4. 4? Poi 4 per 2? 8. 4 per 2? 8. Quindi? 488. Brava. Ma come lo facevo a sapere? Ti ho fregato. No, hai detto una cagata. Martina, ti ho fregato. 488. No, 458. No, raga, adesso metti da parte il video. 458, non 488. Non ne becchi una, cioè. Dove ci troviamo? Come giardina. Si chiamano questi giardini? Giardin della... Giardine giapponese. Sono giapponese. Mi ripete il nome del giardino? Se questo video fa più di 100.000 visualizzazioni, offro io. Come? Se? 200.000. 300.000. Raga, su. Offro a tutti. Adesso ti porto a scegliere la tua nuova auto. La compriamo qua? Ovviamente non è vero. Allora, ti dico già. Se stiamo sul Daily Life, vorrei un Audi. Stile A1. Direi Daily Life, questa qua. Cassone? No, già deciso. Poi supercar? Se sullo Sprint ce n'è solo uno d'amore, da una bella Lambo. Lambo? Come? Non credo ci sia la concessionaria Lamborghini qua. No? Allora niente, torniamo a casa. Che macchine sono queste? Quali? Queste. Una. Questa una. E due. McLaren. E questa
pure. Beh, guarda che figo questo brillantinato. No, non ti piace? Bei gusti. Fammi vedere come ci stai da passeggera. Cosa c'è scritto? Do not sit here, please. Non ci si può sedere, mi sa. Vabbè, ormai hai fatto. sta arrivando, Marta. Sta arrivando, via. Non si esce più. Macchina che è adatta per te, eh? È quella lì. Perché? Stesse dimensioni tue. Ah, ecco come sei venuta in realtà. Questa che macchina è? Audi R8. Tu le macchine le usi per specchiarti. Comunque vieni qua dietro. Guarda che c'ha tre scarichi sta smart. Sai perché? Una super smart. 288. Forse non subito accessibili. Marti? Dobbiamo cambiare i nostri progetti. In che senso? Costano un po' troppo. Quindi? Niente da fare. Un forno a microonde è stata paragonata là, come si chiama? Rolls Royce, ma non tutto, solo quella parte lì in mezzo sembra un po'. Sì, effettivamente c'ha un muso un po' cattivo e severo, eh. Non dirmi che ti ha già convinto, eh. Madò, che figa dentro. Qua tanta roba. Cullinam. Guarda il legno. Ma com'è che figa dentro? Questa è tipo quella da... Guarda che c'è la tendina qua. Tendina. No, dentro, scusa, guarda il colore azzurrino, che è il mio preferito. Peccato che costa tipo 400-500 mila euro. Ciac! Monaco Car Shopping Time, praticamente quando uno viene a Monaco e decide di fare un car shopping, cioè va nei concessionari che è pieno e si sceglie la macchina, solitamente prende una macchina in pronta consegna e veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Questo per esempio è l'angolo, vabbè, facile, con una Portofino Ferrari 488 e altra 488, altra Portofino. GTC4 lusso, quella 4 Pona, no, quella nel poster, l'812 Superfast. Vabbè, allora ce l'ho. Quella con 12 cilindri. Facciamo che finita. Siamo andati troppo marca nel tecnico. Ci sono, modello. Sì, è da rivedere, eh? Da rivedere. Guarda me. Aston Martin. Dai, ma sei mai schifo, fai. Questa 1.800 al mese e costa 194.000. Martina, detto questo, qual è la tua preferita? Di quale? Di quelle viste? Di quelle viste. Andrei di... Rolls, no. Aston. No. Ferrari, sportiva. Aston Martin, sportiva. Sì, McLaren. Mercedes e McLaren. McLaren ti è piaciuta? Mm. Solo perché si aprono le ali, le porte alle ali di gabbiano. Quella numero uno. Blu. Quella blu. Sì. Scrivete anche voi qua sotto quale prendereste, se potreste prenderla per un giorno. Personalmente prenderei anch'io McLaren 720S blu. Quella blu, ottima scelta. O se no un 12 cilindri della Ferrari. Aston ancora non mi piace particolarmente. Mi piaceva di più quando c'era la DB9 di James Bond. Questa era stanca, hai visto una Lamborghini? Guarda come si è attivata. Questa è la musica da spogliarello, prego. Robby, una di fianco a